tantissima la piazza in questo happening che oggi ha impedito la presenza di Forza Nuova a Venezia. Con Tommaso Cacciari dei centri sociali, una soddisfazione, il fatto che le iniziative radicali che voi avete portato avanti negli scorsi mesi oggi si rappresentano interne pienamente anche ad una capacità dell'intera città di rispondere alla presenza di Forza Nuova. Certo, il 14 dicembre prima e l'8 marzo dopo c'è stata una risposta radicale alla presenza di questi personaggi e ai loro contenuti razzisti, omofobi e fascisti. Oggi la prima scommessa è stata vinta, cioè non sono più solo i centri sociali ad opporsi al tentativo continuo di questi personaggi di arrivare a Venezia, ma c'è una città intera. Oggi qui, con la firma dell'appello prima e con la presenza in piazza, oggi c'è tutta Venezia, ci sono decine di associazioni, ci sono firme dal mondo politico del più diverso, ci sono comitati, ci sono collettivi studenteschi, ci sono appunto scuole di italiano, ci sono bambini, c'è di tutto qua oggi. Quindi oggi finalmente è stata una risposta cittadina vera, allargata, che ha permesso il divieto da parte di prefettura e questura di questa marcia, e oggi insomma oggi ci siamo ripresi la piazza e la quantità di persone che è qui dimostra il fatto che Venezia è ancora, come lo è sempre stato e lo sarà anche in futuro, una città aperta, accogliente e solidale. E dal palco si continua a fare gli interventi più disperati, quelli che vedete sono dei bambini che leggono i famosi libri che secondo gli integralisti cattolici e fascisti non dovrebbero essere usati nelle scuole per spiegare ai bambini che il mondo è fatto di tante differenze. Nelle interviste che abbiamo realizzato, che pubblicheremo tra poco su Global Project, abbiamo sentito veramente tante espressioni di una città che oggi ha scelto, e magari ce ne fossero altre che costruiscono questo percorso, di impedire la presenza dei fascisti come contributo anche a un'idea di Europa, un'idea di territori liberi da questo genere di passato che a volte torna anche dentro la crisi della modernità.